tecnicamente come fanno 1000 musicisti a suonare in maniera così sincrona e andare a tempo? È il caso di Rockin' 1000, praticamente la rock band più grande sul pianeta Terra. Ogni musicista passa una selezione online, si prepara i brani a casa, 2 giorni di prove insieme e poi si va in concerto. Ogni musicista ha delle cuffie fondamentali, perché è da lì che partirà in maniera sincrona per tutti e 1000 musicisti una traccia con una guida e ovviamente un click, un metronomo per intenderci. Questo è un esempio di quello che sentono loro. 1, 2, 3, 4. Everybody! 1, 2, 3, 4. Ecco come fanno andare a tempo. Ogni musicista ha la sua strumentazione. I chitarristi e i bassisti, per esempio, hanno il loro personale amplificatore. I suoni di tutti gli strumenti vengono catturati da diversi tipi di microfoni che sono installati in posizioni ben definite e poi questi suoni vengono opportunamente mixati da un team di fonici. Il risultato è un suono incredibile, unico, pieno, ma allo stesso tempo incredibilmente definito. Altro aspetto interessante è come sono disposti i musicisti nello stadio, che non è per niente a caso. Prendiamo in esempio la planimetria dell'evento Aperol Rockin' 1000 Roma allo Stadio dei Marmi. Il posizionamento dei musicisti può cambiare in base a come è disposto il pubblico, ovvero se è posizionato a 270 o a 360 gradi. In questa planimetria, guardate, in verde ci sono le chitarre, in arancione le batterie, in blu i bassi, in viola le tastiere e al centro, intorno al rombo, le voci. Diciamo che la disposizione rispecchia anche il posizionamento tradizionale di una rock band. Inoltre, alcune sezioni di strumenti, questo è curioso, sono disposte in left and right per avere un effetto stereofonico. Mettete le cuffie, vi faccio sentire. Vai in play. La cosa che più mi ha stupito in assoluto, forse, è come è nato questo progetto Rockin' 1000. C'entrano i Foo Fighters. Ora vi racconto brevemente. Fabio Zaffagnini, un geologo marino, ha un miraggio: portare i Foo Fighters nella sua città, a Cesena. Serve l'invito più grande e più rock che si possa immaginare. 1000 musicisti che suonano contemporaneamente un loro brano dei Foo Fighters, Learn to Fly. Serve trovare i soldi, 1000 musicisti, farli suonare insieme e convincere i Foo Fighters. Incredibilmente, qualche mese dopo, siamo nel 2015, la famosa band risponde al videomessaggio e il 3 novembre dello stesso anno vengono a Cesena per un concerto pazzesco. Oggi questi pazzi di Rockin' 1000 fanno concerti in giro per il mondo, Italia certo, ma anche Brasile, Francia, Germania, Spagna. L'ultimo c'è stato il 7 giugno a Roma in collaborazione con Aperol, che in quell'occasione ha dato un contributo per l'alluvione in Romagna, proprio dove è nato il progetto Rockin' 1000 e dove si terrà, attenzione, la prossima data per raccogliere altri fondi. Ma oltre all'aspetto strettamente musicale, secondo me c'è un aspetto forse il più importante, che è quello sociale. Questo è un momento per condividere la passione e l'entusiasmo per la musica. Certo è che una cosa è vederlo in video su uno smartphone, al PC, e una cosa è viverlo in uno stadio dove il suono di 300 chitarre rock ti inonda. Io ho chiesto a Fabio di poter partecipare in una delle prossime date perché mi gasa troppo, ragazzi. Voi casomai voleste partecipare o assistere al concerto, trovate tutte le info nel link che vi ho lasciato in descrizione e nei commenti. Ah, ovviamente se vado con la mia super chitarra. Così faccio anche il tamarro con le lucette. Detto ciò, io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Rock and roll.